Allora, pronto? Prego, prego, faccia pure la sua domanda, Roberto. Sì, professore. Dunque, io voglio dire che io sono vedovo e vivo da solo da 3 anni e mezzo. Quando era tutto normale, veniva una persona qui a farmi le pulizie, tutte queste cose, e allora ero tranquillo. Ma adesso questo stato di cose, questa persona non sta venendo più perché naturalmente anche lei non vuole venire. Allora si sono offerte le mie figlie che vogliono venire a farmi la pulizia. Allora volevo chiedere a professore, possono venire o c'è qualche pericolo? Poiché io non ho nessun sintomo, la prego perché io mi misuro la febbre 3 volte al giorno, non ho niente, non ho affanno, alla mattina mi faccio Roberto, l'aspirazione. le posso chiedere quanti anni ha lei? Ah, sì, ho 85. Ma che bella voce che c'ha, 85 è Ma come non sentirli, diciamo. io la ringrazio, a parte ogni cosa, io ho sempre cercato di condurre una vita regolare, tranquilla, Però diciamo la sua e domanda è: io sto bene, è io opportuno che le no, mie figlie vengano a infatti trovarmi per aiutarmi? ho paura di E ammalarmi, insomma, capisco, questo è. capisco. Allora, proprio per questo io voglio chiedere al professore, professore, ma può venire qualcuno a casa, anche se ci sono delle mie figlie, perché ne ho 4, se mi possono venire a fare una pulizia perché io non sa so, fare niente. Cioè, in effetti io non so Aspetti che lo rivedo io. In un saccio fa niente, che significa, Jeremic? Non so far nulla, Assolutamente nulla. nulla, assolutamente Chiedo nulla. scusa, Allora, chiedo scusa, Roberto, a allora. parte la simpatia che oggi il premio va a lei, e io la La ringrazio per aver ringrazio. chiamato. Adesso Pregliasco le dà la risposta e anche magari su come si fa se viene qualcuno a casa e quali precauzioni bisogna tenere. Prego, professor Pregliasco. Grazie ancora, Roberto. Pregliasco. Allora, direi. È possibile che possa venire qualcuno. L'importante è mantenere quella distanza di almeno 1 metro, un'attenzione preliminare da parte delle persone che arrivano, eventualmente a un lavaggio delle mani, all'uso di gel alcolici e sostanzialmente null'altro, al limite la mascherina, volendo avere un'ulteriore attenzione proprio in termini anche psicologici di riduzione della diffusione delle goccioline. Quindi davvero con quel minimo di attenzione è possibile, anzi è doveroso, perché mi rendo conto, anch'io sono nella stessa situazione, mi ritroverei veramente devastato rispetto a camicie, pulizia Quanto e sono quant'altro. fragili Quindi questi con le uomini, dovute dico a chi mi attenzioni, segue da con casa. c'è Vabbè. assolutamente. Allora, vi voglio raccontare una storia.